Un libro che racconta un tratto importante ma ancora poco conosciuto della storia italiana, ovvero quello dello scautismo clandestino. È l'esperienza di OSCAR, l'organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati, che dopo il 1943, durante la guerra, salvò oltre 2100 perseguitati e ricercati di diversa nazione, razza e religione, scrivendo una pagina importante della storia della resistenza italiana. A farla conoscere è il volume del giornalista e scrittore foggiano Luca Maria Pernice, dal titolo Oscar, la resistenza scout, lo scautismo clandestino dopo il 1943. Il volume è stato presentato in una manifestazione promossa da Hauser ed Unihauser di Foggia in collaborazione con CGIL, SPI-CGIL e Ampi di Capitanata. Sentiamo Francesco Di Fonzo, presidente nazionale Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Presidente, tracce di resistenza anche negli scout durante la Seconda Guerra Mondiale? Sì, questo libro per noi è stata un'occasione importante per riscoprire un periodo bello dello scoutismo italiano, non da tutti conosciuto, che è quello che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, sia prima della Seconda Guerra Mondiale che poi subito dopo. Ed è importante vedere l'impegno di questi ragazzi, ricordare l'impegno di questi ragazzi che si sono prodigati continuando a fare formazione, ecco, dei ragazzi, che è un aspetto importantissimo anche per prevenire le guerre e poi per aiutare concretamente tutti quelli che erano in difficoltà in quel momento. Quanto è importante trasmettere negli scout, nei giovani di oggi, questi valori? Beh, la memoria penso che sia indispensabile per evitare di commettere oggi gli errori che sono stati commessi in passato. E per noi raccontare queste storie assolutamente, ritengo che sia assolutamente importante per i ragazzi. Poi anche dei riflessi attuali, no? Considerando, insomma, si parla di periodi diversi, ma sempre comunque di guerra. Assolutamente sì, noi come Scout d'Europa tra l'altro siamo anche particolarmente coinvolti e particolarmente toccati perché abbiamo associazioni con cui ci siamo visti non più tardi di ottobre dello scorso anno, sia in Ucraina che in Bielorussia che in Russia.